Ciao, sono Kim Navarra, sono un'insegnante di Vinyasa Yoga e sono un'atleta. Allora, è stata una sorpresa e non c'è stato tempo per prepararsi, quindi da un giorno all'altro ci siamo ritrovati a vivere in un modo diverso, in lockdown. Io devo dire che grazie a una mia studente, Alessia, fu lei a suggerirmi, ma se invece iniziassimo a fare lezioni online? E così fu e abbiamo iniziato una collaborazione bellissima di lezioni su Skype. All'inizio ero scettica, non credevo che si potesse fare una pratica come lo yoga togliendo l'aspetto più bello che è quello di incontrarsi, di creare una comunità. Ma mi sono ricreduta e è diventata una pratica bellissima, si riesce comunque a mantenere l'aspetto della tradizione, della meditazione, del pranayama. Però non consiglio a nessuno di iniziare online. È molto difficile praticare con il distanziamento sociale. Ora che diciamo siamo in fase di apertura, io vado a domicilio e faccio venire le persone qui, ma solo lezioni singole. Per me il distanziamento sociale è massimo rispetto delle regole di sicurezza, tengo la mascherina, è un bel sacrificio, oppure si pratica su Skype, ma non credo che per il momento si possa tornare a quelle pratiche bellissime dove la stanza è piena e ti arriva addirittura il piede addosso di quello che hai accanto, perché era così lo yoga tradizionale. Adesso non credo che torneremo più a quel tipo di pratica. Cerco di essere sempre positiva, quindi voglio pensare che sia un'evoluzione positiva, in quanto lo yoga tradizionale, proprio nei libri antichi, si dice che lo yoga è uno ad uno, quindi era il guru, che poi guru vuol dire semplicemente colui che ti porta la luce, quindi che ti mostra una cosa che già conosci. Quindi, volendo vedere il lato positivo, penso che torneremo a uno yoga ancora più tradizionale. Le pratiche saranno molto intime, saranno one to one. Mancherà tantissimo l'aspetto comunitario, di creare una comunità di yogini che praticano, però sono sicura che con la tecnologia riusciremo comunque un minimo a compensare. Fare foto sui social media è quanto di più narcisistico ed egoico ci sia, però se uno lo fa con l'intenzione, invece che di fare uno show off personale, di insegnare qualcosa a chi ti segue, allora lo trovo che mantenga un contatto anche con le tradizioni originarie. Per quanto riguarda mantenere, è una domanda bellissima, contatto con la tradizione, io ringrazio i miei insegnanti perché per loro era fondamentale che noi imparassimo a memoria a guidare una lezione in sanscrito, il che vuol dire sapere a memoria il nome di tutte le posizioni in sanscrito, perché è una pratica da origine in India e la lingua antica con la quale veniva insegnata era questa. E quindi il piacere di guidare un'intera lezione dando i nomi delle posture in sanscrito e poi ovviamente anche in italiano o in inglese, secondo me è il modo migliore per mantenere un legame con la tradizione antica. Yogini, noi adulti tendiamo a fare una pratica che si chiama Vinyasa Krama, quindi un passo alla volta. Lo stesso andrebbe applicato con i bambini. In India i bambini tradizionalmente iniziavano intorno ai 6 anni. Soprattutto per quanto riguarda il Maharaja di Mysore, lui aveva fatto istituire dei centri yoga proprio per far sì che questa fosse una pratica per bambini maschi a partire dai 12-13 anni. Credo che questa sia un'indicazione anche del fatto che sia bene non farli iniziare troppo presto, però è anche divertente farli incuriosire, quindi io mio figlio lo tengo sempre a giocare intorno al tappetino e vedo che ogni tanto proprio viene vicino e prova a imitare quello che faccio, tutto in totale sicurezza, ovviamente il limite è sempre la sicurezza del bambino. Grazie ai miei genitori ho acquisito questa passione incredibile per lo sport. Spero di fare lo stesso con mio figlio e do questo consiglio a tutti voi genitori. Penso che la cosa di cui hanno più bisogno i bambini sia del tempo
con i propri genitori. E lo yoga ti permette proprio questo, ti permette di trovare del tempo per te, per trovare la parte migliore di te, farla emergere, e quindi, cioè, perché no condividere questo tempo con tuo figlio? Io poi, grazie allo yoga, ho incontrato mio marito, quindi è sul tappetino che ci siamo incontrati, era un mio studente, e per cui continuiamo a coltivare questo amore infinito per la pratica e cerchiamo di trasmetterlo al nostro figlio. Se poi decidesse di fare il calciatore, va benissimo comunque.